Quando la tua attività sarà giunta in uno stato intermedio in cui venderai regolarmente, beh, sarà tempo di prendere in considerazione l'idea di vendite ad un livello più professionale. Dovrai iniziare a visitare i negozi e cercare di capire chi potrà accettare o essere in grado di vendere i tuoi prodotti. Potrai in realtà anche partecipare a delle fiere di settore in cui però non ti servirà acquistare uno stand. Non devi stare fermo in un posto, poiché all'inizio, se nessuno ti conosce, nessuno verrà a visitarti. Senza uno stand puoi camminare liberamente per tutta l'esposizione e imparare a conoscere il resto del mercato. Puoi guardare cosa fanno gli altri venditori e osservare la tua concorrenza. Puoi avviare conversazioni con fabbriche, acquirenti e autori di articoli per riviste. Puoi stringere relazioni con chiunque abbia qualcosa a che fare, anche solo alla lontana, con il tuo operato. È proprio in questo modo che si comincia a creare un network offline. Come per la fase iniziale, quando ti ritrovi in fase di espansione, puoi pensare ad iniziare a cercare dei partner che comprino i tuoi prodotti a prezzo di costo e li rivendano anche solo in omaggio per cercare di capire quanti ordinativi riuscirai ad ottenere. Se questi ordinativi andranno a buon fine e i clienti saranno contenti, ovviamente gli ordini saranno sempre maggiori e potrai iniziare a farti pagare molto di più del prezzo di costo. Ricordati anche che mano a mano che aumenta la produzione, dovranno aumentare anche di conseguenza i tuoi standard, non solo rispetto al marketing, ma anche rispetto al tuo prodotto. Non limitarti a pensare di aver fatto un buon lavoro, ma cerca di capire ogni singolo giorno come puoi migliorare ogni aspetto che contraddistingue tutta la tua attività commerciale. Non ti preoccupare se questi primi opinion ti sembrano un po' più generalisti, tutto quello che stiamo vedendo in queste prime parti sarà approfondito successivamente.